Bene, allora buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento online dell'Università e Campus, appuntamento in cui appunto si vanno a presentare dei libri che riteniamo possano essere interessanti e personalmente ritengo che quello di oggi lo possa essere particolarmente. Soprattutto per chi si interessa delle zone d'ombra delle vicende italiane, che sono sempre tante. Noi italiani siamo abbastanza bravi a creare zone d'ombra, anche se non siamo gli unici. Sono Fabio Sanvitale, giornalista, e do il benvenuto a Lirio Abate, che è collegato con noi. Ciao, ciao a tutti, grazie delle tue parole. Io ringrazio innanzitutto tutti quelli che ci seguono, ringrazio l'Università e Campus per questo spazio. Per chi non sapesse, perché come si dice si fosse messo solo ora all'ascolto, e chi non sapesse chi è Lirio Abate, in due parole, vice direttore dell'Espresso e da qualche anno, è una battuta ovviamente, si occupa di mafie e di corruzione. Argomenti che ha approfondito particolarmente. Io poi, tra l'altro, ritengo che tu abbia, scusami, ti do del tu, giusto Certo, per ma un po' certo. così, che tu abbia anche un'arma in più, perché poi quando ci si occupa di cose che riguardano il sud, se uno ci è nato ha delle armi di decodifica, no? Delle genetiche che sono No, superiori. purtroppo ce le abbiamo, roba. Come? Purtroppo ce le abbiamo, purtroppo. Esatto. Allora, il libro è questo, tanto per gradire, lo faccio vedere subito come nelle migliori tradizioni delle presentazioni dei libri, si fa vedere subito il libro. Faccia d'Amosto, Rizzoli, e devo dire, allora, entrando subito nel vivo del discorso, perché uno dice chi è Faccia d'Amosto? Devo dire che io stesso me lo sono chiesto, anche se non mi occupo di criminalità organizzata, di nera, ma non di questo. Però me lo chiedevo da anni, quindi grazie a questo libro ho capito veramente di più. Devo dire che a me, come penso anche a molti altri, Lirio, Faccia d'Amosto sia apparso lungamente come una specie di personaggio romanzesco, forse anche inverosimile, personaggio così che non si riusciva a capire se esisteva, non esisteva, in che misura esisteva, cosa aveva fatto, cosa non aveva fatto. E quindi immagino che sia stato anche abbastanza complicato riuscire a ricostruirne mosse, spostamenti, perché è un po' veramente come un puzzle che si è ricostruito nel corso degli anni. Quindi, allora, la prima domanda che ti faccio è questo. Io credo che Faccia d'Amosto si sia, e poi ci dirai naturalmente anche perché c'è questo soprannome così straordinariamente letterario. Credo che questo personaggio si sia, come dire, maggiormente messo a fuoco negli anni. E forse è apparso veramente anche inverosimile, io ho questa personale sensazione, anche alle procure, fino a diventare mano a mano un personaggio sempre più a fuoco. Ecco, allora, la domanda è questa: chi sembra essere Faccia d'Amosto e chi in realtà è? Sì, no, hai perfettamente focalizzato i punti e i paletti su cui si muove la storia, il racconto e la realtà di Faccia d'Amosto. Faccia d'Amosto è un personaggio che nel corso degli anni, per 30 anni, ci sono stati testimoni oculari, testimoni di giustizia, collaboratori di giustizia, familiari di vittime della mafia che hanno detto che accanto o durante un omicidio o nelle fasi di un agguato, di un fatto delittuoso, compariva sempre un personaggio che non indicavano come il nome, ma che soprannominavano come faccia da mostro, uno dal volto mostruoso, comunque da un volto tumefatto, e questo personaggio è andato avanti come fosse una leggenda, come se fosse un personaggio che poi piano piano ogni volta compariva accanto o associato a un delitto, come se fosse appunto leggenda. Questa leggenda o questo faccio da mostro si è ha continuato dagli anni 80 fino a pochi anni fa ad essere
ricordato o cercato anche dai mafiosi, è ricordato in alcuni casi anche dall'Ndrangheta, perché non soltanto Cosa Nostra, ma anche l'Ndrangheta parla di questa faccia da mostro. Quindi un personaggio o comunque una entità che è sempre accanto a dei fatti di sangue misteriosi, di delitti eccellenti, compariva come se fosse una cosa letteraria, come se fosse una serie televisiva, una fiction, un personaggio ambiguo, misterioso, uno appunto dalla faccia da mostro, come fosse disegnato proprio, messo lì, come a dire non si sa chi è, da che parte venga, per cui per molto tempo qualcuno ha lasciato andare, cioè, ma non è possibile, ma ti sembra mai che uno così evidente, così che si fa riconoscere, mette lì, si mette a sparare, a suggerire, ad accompagnare killer, a guidare le moto di sicari o altro, era impossibile. E per cui era diventato, come sempre avviene, una voce, leggenda, e poi leggenda non si sa mai se fosse o se è in realtà o fantasia, però comunque in qualche modo ti affascina nel ricercare, diciamo, se è o meno un fatto reale. E questa cosa mi ha molto colpito nel corso degli anni, anche perché faccia da mostro viene associato all'omicidio del vicequestore Ninni Cassarà negli anni 80, viene associato all'omicidio del poliziotto Antiochia, all'omicidio di un altro poliziotto, si chiama Natale Mondo, viene associato all'omicidio di un bambino di 11 anni che si chiamava Claudio Domino, che viene ucciso durante il primo maxi processo a Cosa Nostra, ucciso in una strada quasi alle periferie di Palermo, viene associato al fallito attentato a Giovanni Falcone alla Daura, e viene associato a una serie di fatti delittuosi e traffici di armi della 'Ndrangheta, viene associato ad altre storie ancora poco chiare. È stato associato in passato anche a una delle stragi del 92, quella di Borsellino, viene associato, ecco, a fatti di cui ancora non conosciamo perfettamente la verità vera giudiziaria, non quella giudiziaria o le sentenze sono state, ma la verità su molti fatti, per cui c'è questa faccia da mostro. La curiosità qual è? È che ha il ruolo di un giornalista, di uno che scrive, è quello, diciamo, di cercare di illuminare questa zona, questa parte. E insieme a me ho scoperto che c'era stato un magistrato che si era messo di punta a cercare di capire se esisteva o meno questa faccia da mostro, di identificarlo. E così, diciamo, nel 2007, faccia da mostro, dopo una serie di colloqui, di indagini, eccetera, viene trovato, almeno comunque viene trovato, un ex poliziotto che alla fine degli anni 60 faceva parte della polizia, che poi durante un periodo cioè non si capisce bene a far che cosa, si diceva a dare la caccia al criminale Messina in Sardegna, viene ferito da un colpo di fucile al volto, questo colpo d'arma da fuoco gli fa saltare la mandibola, il volto sfigurato, e poi rimane in servizio a Palermo, alla squadra mobile di Palermo. È uno che dopo alcuni anni, per turbe psichiche eccetera, viene congedato, viene messo in pensione, non può proseguire a fare il poliziotto in divisa, e per 30 anni si dissolve. Questo uomo è un uomo alto, robusto, dal volto appunto, perché è maciato da questa profonda ferita, eccetera, un volto che ti rimane impresso, e per 30 anni rimane lì. E i poliziotti lo conoscevano, ne hanno ben avute le caratteristiche, ma anche le caratteristiche non solo professionali, ma anche fisiche. E nel 2007 questo magistrato lo individua, dice: c'è uno con la faccia in queste condizioni, che è un po' strano, non si capisce quello che ha fatto, ma che i collaboratori di giustizia, quando lo vedono in fotografia, ne raccontano delle storie che poi proseguono negli anni 80, negli anni 90, come accanto a una serie di mafiosi palermitani, soltanto ad alcuni, poi proseguono i collaboratori di giustizia della 'Ndrangheta, che raccontano dei suoi collegamenti con la 'Ndrangheta, dei traffici di droga, e soprattutto ne parlano come di una cerniera fra un mondo istituzionale deviato e il mondo della mafia. Ma in sostanza viene fuori un personaggio che ha un volto tumefatto, che qualcuno dice è faccia da mostro, e che poi un testimone, il familiare
di un agente di polizia assassinato, si dice, con la complicità di questa faccia del mostro, lo riconosce come uno di quelli che era andato a cercare il figlio prima dell'agguato. E così viene fuori che c'è questo uomo, questo calabrese, che si chiama Giovanni Aiello, che ha molte cose da raccontare, da chiarire del suo passato, di questi 30 anni in cui rimane. Quanti sono stati pentiti i collaboratori di giustizia che hanno parlato di lui? Allora, sono diversi collaboratori di giustizia, diversi collaboratori di giustizia siciliani e anche calabresi. Molte cose non collimano, però tutti quanti lo riconoscono e ne indicano dove l'hanno visto, con chi l'hanno visto, e i collaboratori di giustizia ne parlano non perché faceva parte della mafia questo faccia da mostro, ma perché è un personaggio che si vede sempre con uomini delle istituzioni, che poi scopriamo essere corrotti, che stringono la mano, si incontrano con alcuni mafiosi, soltanto alcuni mafiosi, non con tutti i mafiosi. E quindi racconteranno vari collaboratori di giustizia le testimonianze, il fatto di averlo visto personalmente o di aver avuto un racconto. Quando si scopre l'identità di Giovanni Aiello, in quello che dicevi prima anche tu, ci sono alcune procure, quasi tutte, che non credono a questa identità o che comunque possa essere lui, e quindi le indagini che la Procura Nazionale Antimafia su input a queste procure cerca di far approfondire vengono chiuse, vengono archiviate, ma poi arriva una nuova testimonianza in cui si riparla di nuovo di faccia da mostro, di Aiello, lo riconoscono e sono costretti a riaprire, ma ci sono magistrati che invece poi le richiudono. Questo non per criticare l'attività giudiziaria, ma perché per noi è un discorso che è una notizia, un racconto, una panoramica su questo personaggio e su questa faccia da mostro che va in qualche modo illuminato, e poi sono i lettori a farsi un'idea, diciamo, di che cosa poteva essere, di che cosa non c'è stato, di magari quelle cose che non sono state fatte in 30 anni e che sono stati costretti ad arrivare al 2007 per scoprire l'identità di un poliziotto che aveva il volto tumefatto. Tra l'altro parliamo di un poliziotto che, per quanto fosse molto vicino a Bruno Contrada, e qui si apre tutto un altro mondo, comunque era un semplice poliziotto, non è che era il commissario, sì, il vice dirigente, il primo dirigente, eccetera, eccetera. Anche questo forse può aver stupito, cioè che una piccola rotellina come Aiello potesse invece avere una contrattualità con determinate famiglie, eccetera, eccetera. Ma forse Aiello evidentemente aveva delle, come posso dire, delle, proprio delle caratteristiche da uomo d'azione, o anche caratteriali, di riuscire a mantenere un profilo estremamente basso, che invece possono averlo invece assolutamente favorito, no? Nella sua attività di cerniera. Sì, sì, dici perfettamente quello che è lo step successivo, cioè nel racconto che faccio nel libro ho cercato di ripercorrere testimonianze, documenti, analisi dei fatti, delle dichiarazioni di chi, delle persone che l'hanno conosciuto, e ne fanno un personaggio che è il doppio di se stesso, cioè un personaggio che contemporaneamente riesce a essere stratega e comunque consulente dei mafiosi, allo stesso tempo a servizio di un apparato istituzionale deviato, non si capisce bene questa zona grigia, e dall'altra parte quella pubblica dei vecchi amici, come uno straccione, uno che, trasandato, che non ha cura nel vestirsi, nell'addobbarsi, e che vive in una baracca di fronte al mare. Però ha un conto corrente invidiabile. Però un conto corrente, lui e la sua famiglia arriva al miliardo, per cui poi beni immobiliari, auto di grossa cilindrata, moto, e ti fa capire non soltanto il patrimonio che un pensionato della polizia non può avere, il terreno di vita che ha la moglie e la figlia non possono tenere per la pensione che lui ha da poliziotto ufficialmente, ma soprattutto è l'atteggiamento. Cioè, ma ci sono momenti in cui le intercettazioni per il piccolissimo periodo
che è stato intercettato, e quello già ti ha dato un quadro di una situazione, perché poi non è stato intercettato per 30 anni, è stato intercettato per un brevissimo periodo alla fine della sua carriera, magari quando era proprio in pensione da tutta una serie di attività. Si fa capire che lui, per una parte, è informatissimo anche su quello che scrivono i giornali, non tutti i giornali, anche quelli di nicchia, e fa un'analisi, e poi fa capire pubblicamente che non sa nemmeno l'edicolo dove si vendono i giornali quando gli viene chiesto. È il doppio di se stesso, è un personaggio che i film hanno raccontato, le spy story ci hanno mostrato, e che qui invece vediamo nella realtà dei fatti. È proprio un personaggio reale, purtroppo, che è esistito, purtroppo, e che gli scappa pure da dire che è stato nei servizi segreti, di cui non abbiamo conferma, però è un personaggio misterioso che a un certo punto, senza spoilerare il finale, perché non finisce così il libro, è un personaggio che muore improvvisamente quando viene scoperto dai magistrati, quando sta per essere interrogato, quando sta per essere posto sotto processo per omicidio, gli viene un infarto. L'infarto non è programmabile, e ti coglie di sorpresa. Questo giovane agnello muore mentre è sulla spiaggia del paese in cui vive, e i familiari riottengono la salma e lo cremano subito, viene cremato e il suo corpo ridotto in cenere. Il personaggio racconta questo, per cui il libro Faccia da mostro non è una sentenza accusatoria, non è una sentenza di condanna, è un riflettore acceso su questo personaggio, sui fatti su cui è associato, su quello che hanno raccolto i magistrati, perché ognuno possa fare una riflessione e dire quello che qualcuno non ci ha raccontato del tutto, quello che ancora c'è da chiarire su molte vicende di delitti eccellenti e su molte storie che riguardano il nostro paese, in cui ci sono personaggi di questo genere che sono il doppio, cioè che sono il bianco e il nero, e che sono personaggi che hanno avuto a che fare con la mafia e con apparati deviati delle istituzioni. Ecco, il collegamento rispetto agli apparati dei servizi, è per quanto riguarda Faccia da Mostro, è una connessione provata, è una connessione supposta, è una connessione che viene suggerita dai collaboratori di giustizia. A che punto siamo nel capire questo legame? No, è una connessione suggerita dai collaboratori di giustizia, perché dicono che lui l'avrebbe detto qualche volta, perché in passato aveva detto che era stato addestrato nei campi di gladio in Sardegna, ma non c'è nessuna prova del fatto che lui possa essere dei servizi segreti. Anzi, sicuramente e ufficialmente non era, secondo il mio parere, dei servizi segreti. È una struttura diversa, però c'è da capire come dicevi tu all'inizio, un piccolo agente come lui, pubblicato, sono andato a prendere le relazioni di servizio, il suo status di poliziotto, e i suoi superiori, come quello che c'era, ne parlavano, danno delle note caratteristiche negative, cioè uno trasandato, uno al di sotto della media, cioè ne parlano come una persona poco intelligente, per cui cioè, fa bene andare via dalla polizia. Però dall'altra parte c'è un'altra colonna, un altro foglio della sua carriera, in cui invece ci sono diversi punti in cui lui viene premiato per le operazioni di polizia che ha effettuato. Viene premiato con denaro, con riconoscimenti per aver portato a conclusione un'indagine, un'operazione importante, o un blitz. Cioè, per cui bisogna capire, o è cretino o è una persona che invece premi con denaro e che metti nelle note caratteristiche appunto quello che ha ricevuto. E allo stesso tempo è uno che stava nei primi anni 70, negli anni 70, in servizio alla squadra mobile di Palermo, alla sezione ufficialmente antirapina, per cui i suoi superiori ne parlano male, tranne Contrada. E a un certo punto io scopro nel libro, lo racconto, che invece durante il sequestro del giudice Sossi, lui è a Genova, dove il magistrato era stato sequestrato dai terroristi. E perché uno come Faccia da Mostro
si trova a Genova, lui che non ha mai fatto almeno ufficialmente antiterrorismo, uno che sta in antirapina e che viene anzi considerato come uno al di sotto della media. Perché viene mandato a Genova? E perché ufficialmente nelle carte non c'è, però risulta, come ho dimostrato e documentato invece, che lui sta lì e che poi alla questura di Genova hanno confermato che stava lì in quei giorni. Come hanno poi raccontato altri documenti, in quel periodo lì esisteva anche una sezione del SID, che era, diciamo, questo super agenzia dei servizi segreti, che era composta da poliziotti, carabinieri e altri agenti, che aveva un ruolo particolare. Ecco, non sappiamo se Aiello facesse parte di questa copertura, di questa agenzia. Sta di fatto comunque che stava lì. Per cui anche lì, perché non ce lo spiegano, che cosa è accaduto? Ecco, vi fa capire il doppio di questo personaggio, che questa è una storia non solo che parla di buoni, brutti e cattivi, ma anche la storia del bianco e del nero, ma è la storia soprattutto di tradimenti, di un traditore, diciamo, uno che apparentemente fa il poliziotto, ma dall'altra parte invece tradisce i colleghi e in qualche modo è associato a delitti che riguardano proprio i poliziotti, ed è uno che poi in qualche modo fa affari. E per questo lo definisco, almeno sulla carta, un automa del male, perché riesce a essere una macchina del male, ma è anche uno che è capace di gestire questi suoi comportamenti, facendosi passare per le persone che poi frequentava in alcuni periodi dell'anno come appunto un trasandato. Quello che colpisce, e non penso che colpisca solo me, ma è il fatto che lui si presenti a casa del padre di Nino Agostino, agente di polizia ucciso dalla mafia, il giorno prima dell'omicidio del figlio. Cioè, insomma, è uno che, diciamo, lascia tracce di sé senza curarsi troppo come di essere riconosciuto o meno. Parliamo di un cristone, insomma, alto, grosso, che con i baffi in effetti assomigliava anche, per dire, a Charles Bronson negli anni d'oro, poi con questo sfregio, insomma, adesso penso che tutti staranno andando su internet per andare a trovare le foto di faccia mostra, quindi avranno contezza del fatto che effettivamente mai soprannome fu più azzeccato. Però penso anche che se uno così riconoscibile se ne va in giro in certi contesti senza nessun problema è perché evidentemente è sicuro, strasicuro e ne ha ben donde di essere assolutamente al coperto. Io penso di sì, penso che quello che dici tu è anche il fatto che lui è stato sorpreso a un certo punto di scoprire che era indagato, che comunque indagavano su di lui, diciamo. E per questo, secondo me, come faccio durante il libro, nel racconto, gli investigatori individuano alcuni elementi, diciamo, biglietto del traghetto, i conti correnti, delle frecciatine registrate, cioè, secondo me sono messaggi che lui ha voluto lanciare per dire attenzione, ha lanciato degli SOS, voleva essere in qualche modo, ecco, salvato, che qualcuno andasse in suo aiuto. Forse ci è andato qualcuno in suo aiuto, forse, diciamo, hanno fatto in modo che venisse aiutato, però poi le cose si sono fatte così pesanti, come per l'omicidio di Nino Agostino e di sua moglie Ida Castellucci, cioè che sono stati assassinati barbaramente, dove c'è la testimonianza del padre di Nino Agostino che lo riconosce, forse a quel punto il suo cuore non ha retto più, gli è venuto un infarto. Però penso che lui, un SOS di aiuto, lo aveva lanciato attraverso questi messaggi. Ritieni che sia possibile che nella Ti vicenda. aggiungo, scusa se perché ti aggiungo pure un'altra cosa, ti aggiungo, perché tu dicevi
il fatto che uno che con questo volto, ma anche poi è un personaggio alto, robusto, cioè evidente, capelli lunghi, ce lo noti, è un personaggio che noti, vorrei utilizzare le parole che hanno utilizzato i magistrati nella requisitoria per l'omicidio di Nino Agostino, in cui dicono proprio chi era Aiello, diciamo, loro dicono dai dati ufficiali che hanno acquisito, appunto era un personaggio poco significativo, un ex poliziotto calabrese, protagonista di una carriera che per quanto risulta dai dati ufficiali, appunto dal suo curriculum ufficiale, non appare proprio memorabile, invece poi, come vi ho detto io, diciamo, ha sviluppato queste cose contrarie, cioè il bianco e il nero. Ma cosa dicono in particolare i magistrati, che hanno fatto vedere la scheda biografica di questo personaggio, che attenzione, che non è stato imputato perché deceduto, e per cui ne parlano per dire che era un sospettato, una persona che era associata a questo delitto, e nella requisitoria vanno a raccontarlo. E proprio per quello che dicevi tu, loro dicono una cosa particolare, soprattutto sottolineo che Aiello non era stato mai individuato come quel personaggio estremamente pericoloso appartenente ai servizi segreti con rapporti criminali con le organizzazioni mafiose, ma poi viene descritto da alcuni collaboratori di giustizia come se avesse avuto appunto questo aspetto maestoso, e così, diciamo, lo riconoscono in fotografia, lo associano a questi delitti, e dice: ma com'è possibile che sta per strada a Palermo, in Sicilia, in Calabria, circola, lo incontrano, lo vedono, diciamo, con alcuni mafiosi, e nessuno gli viene in mente di dire: ma questo è una faccia sospettosa, una faccia che mi incute terrore. E allora a questo punto i magistrati dicono che è proprio forse per questo motivo che lui la passa liscia. Sarebbe, diciamo, secondo loro fin troppo facile evidenziare come questa morte, diciamo, come questo volto poteva insospettire ma anche passare inosservato. Allora, la cosa che ci fa più pensare è che molti sapevano di questo personaggio, che in qualche modo era riconoscibilissimo, che in qualche modo era stato visto, ma nessuno gli è venuto in mente di dire: ma io ho visto uno dalla faccia alla mostro, io ho visto quel personaggio che parlava con quelle persone, io l'ho visto che camminava per strada. Non poteva non essere visto, però molti hanno taciuto. E questa cosa ci fa ancora di più riflettere sul fatto che omertà, collusione, connivenza, indifferenza hanno favorito quei 30 anni di invisibilità di faccia da mostro. E forse l'uomo che ha introdotto, ci mettiamo sempre un forse davanti, faccia da mostro all'interno, o che ne ha capito le sue potenzialità criminogene, è stato proprio Bruno Contrada, di cui possiamo parlare perché c'è una sentenza definitiva, insomma, che lo riguarda, e che rappresenta un esempio di come si sia creato in quegli anni, gli anni 70. Tu ne parli diffusamente nel libro, perché Contrada stimava molto Aiello ha lavorato a stretto contatto con Contrada negli anni della mobida di Palermo, e può essere che sia stata proprio Contrada, insomma, diciamo, a introdurlo in questa specie di terra di mezzo, se vogliamo chiamarlo così, anche questa, no? Dei rapporti tra istituzione e mafia. Sì, questa è sicuramente una terra di mezzo, questa è la terra di mezzo. Se lo diciamo a Roma, cioè, a qualcuno gli vengono, diciamo, i pizzicotti nel fondo schiena, diciamo, gli vengono i calli. E questo è il mondo di mezzo. Penso che migliore definizione del mondo di mezzo non ci possa essere. Poi prendete proprio questo: i mafiosi, i criminali da una parte, gli uomini deviati o comunque che hanno a che fare
con apparati deviati che stringono la mano, questo collegamento e quello che c'è è la terra di mezzo. Questa cosa, rapportatela in altri luoghi, nella capitale, a Milano, eccetera, e vedete che anche lì ci saranno delle terre di mezzo. È la terra di mezzo, e non perché se è in Sicilia o a Palermo il luogo fisico dove questo avveniva e si può chiamare terra di mezzo. La terra di mezzo è anche in altri luoghi o nella capitale dove questi incontri di questi due mondi avviene, e vi dico che avviene, cioè non è condizionale. Esatto, e con tutte le inquietudini naturalmente che ci lasciano, visto il ruolo istituzionale che rivestiva non tanto Aiello quanto Contrada, che insomma era, si poteva permettere di frequentare posti che non anticipiamo, ma insomma tu spieghi poi nel libro che questa geografia nella periferia, diciamo che sì, che è molto particolare. Vabbè, mo stavo per dire delle cose, ma non le dico perché c'è un libro di cui stiamo parlando, no? Se no poi dico troppe cose. Allora, secondo te quali sono, allargando un po' il discorso, le basi di una vera e propria cultura antimafia? Beh, diciamo, il rispetto delle regole, il rispetto altrui, questo ti dà la base di fare antimafia. Cioè, la mafia oggi è il metodo mafioso, la sopraffazione, diciamo, l'arricchimento, l'infiltrazione, l'inquinamento diciamo, dell'economia, della finanza. Tutto questo in maniera silenziosa, e tutto questo avviene violando regole, violando linee di comportamento. Penso che se invece si aiutassimo tutti quanti a rispettare regole, comportamenti e vivere civile, diciamo, ci sarebbe una migliore lotta alla mafia, una migliore antimafia. Naturalmente questo è aggravato anche dal fatto che se i diritti di tutti fossero elargiti senza problemi e senza penare per quello che è dovuto ad ogni cittadino, non ci sarebbe la necessità di fare ricorsi a scorciatoie o, diciamo, ricerche di amicizie per ottenere quello che è dovuto, quello che ogni cittadino ha il dovere di avere da istituzioni e amministrazioni pubbliche. Senti, visto che si parla abbondantemente di parità di genere, non possiamo non trascurare, non possiamo trascurare il personaggio reale, femminile che c'è nel libro e che altrettanto misteriosamente appare in compagnia di Aiello in diverse circostanze. E un personaggio sul quale hai fatto una tua indagine perché giustamente volevi sapere chi fosse, che storia avesse, che diamine ci facesse con... Ecco, questa la prima cosa che colpisce è una donna in questo contesto, non perché non esistano donne con le armi in mano, diciamo, anzi, stavo vedendo proprio ultimamente, adesso mi sfugge il nome. Non mi ricordo se era una donna di Camorra, di mafia, insomma, che ultimamente è stata, che aveva fatto prima la collaboratrice di giustizia ed è stata riarrestata. Giusy Vitale. Esatto, Giusy Vitale, mi sfuggeva il nome. Quindi poi, per carità, i cartelli sudamericani ci hanno insegnato che lì le donne proprio, anzi, sono antesignane di Giusy Vitale. Detto tutto questo, quindi, visto che andiamo verso una parità anche in termini di criminalità organizzata, ci dici qualche cosa di questo personaggio, questa guerriera che appare a fianco di Aiello? Che sembra veramente una storia da libro, se non fosse che in realtà... No, rido perché comunque veramente cioè, tutta la storia, come dico all'inizio, è una storia che è purtroppo vera, e anche questa storia di questa donna è una storia reale in cui c'è insieme ad Aiello, compare, perché ce lo raccontano alcuni mafiosi dell'Andrangheta, una guerriera, una esperta di armi, di esplosivo, una che è stata addestrata nei campi della Sardegna,
e che poi individuano in fotografia, questa si scopre, scopro che è stata una delle più giovani, anzi una delle poche donne che facevano parte di Gladio, ed è una delle più giovani, per cui una che ufficialmente è nell'elenco di Gladio, una napoletana, e che poi ha sposato nell'81 un altro appartenente a Gladio, e che per 30 anni anche della vita di questa donna non abbiamo saputo nulla, tranne il fatto che oggi ufficialmente è una casalinga disoccupata napoletana, ma che vive da alcuni anni a Reggio Calabria. E di questo sarebbe stato bello, e spero che lo sia in futuro, conoscere il suo passato, diciamo, perché da quello che apprendiamo, diciamo, forse i familiari, non dico i figli, ma i familiari, cognati, amici, eccetera, non conoscono realmente, diciamo, quello che ha fatto. E questa donna è una donna su cui sono state svolte delle attività, ma per un breve periodo, attività nel 2012, ma i fatti che si in qualche modo si riferiscono a lei sono di molti anni prima. E quindi scoprire che accanto a un personaggio del genere, che ha contatti con l'Andrangheta, con la Cosa Nostra, ci possa essere anche una donna, ci fa cambiare alcune visioni della cronaca giudiziaria che abbiamo visto, abbiamo raccontato fino adesso, compreso il fatto che questa donna, insieme a un'altra donna, insieme ad Aiello, negli anni 90 era in contatto con i catanesi, con alcune clan della mafia catanese, e sarebbe importante capire, ecco, per chi lavorava, che cosa faceva. Sicuramente non è una mafiosa, però abbiamo qualcosa che dobbiamo andare a rivedere anche nella struttura, diciamo, stragista di Cosa Nostra, perché nelle stragi del 1993 di Roma, Milano e Firenze i testimoni ci raccontano della presenza di una donna sui luoghi degli attentati. Hanno fatto un identikit a Milano, lo hanno fatto un identikit a Firenze. E poi ultimamente diciamo, è stato scoperto, grazie alla tecnologia sempre più avanzata, che uno dei reperti che è stato trovato subito dopo l'attentato a Capaci nel 92, in un guanto che è lasciato lì dagli attentatori, oggi a distanza di tutto questo tempo la tecnologia ci ha detto che il DNA che è stato rilevato dentro questo guanto è un DNA, una traccia del DNA femminile. Quindi quel guanto è stato utilizzato da una donna e lasciato lì. Nessuno ci ha mai parlato della presenza femminile, di una presenza femminile incapace. Nessuno ci ha mai parlato di donne che hanno eseguito delitti mafiosi. Quindi qualcosa si deve capire. C'è una presenza di genere femminile che entra prepotentemente nei fatti in cui si dice che la mafia, solo la mafia, ha fatto queste stragi, questi attentati, e forse è il caso di rivedere le cose alla luce di questi piccoli indizi, che bisogna capire se sono poi piccoli o se possono essere approfonditi e chiariti meglio. Ecco, concludendo, una domanda che ci è arrivata è proprio questa, cioè se questa donna potrebbe essere la protagonista di un tuo prossimo libro. Beh, diciamo, la storia è una storia affascinante, purtroppo, è una storia che va raccontata. Io penso a questo, non penso alla bellezza soltanto della storia, ma penso al fatto che va illuminata, è una storia che va chiarita. Io l'ho cercata questa donna proprio per questo motivo, per dare la possibilità a questa donna di raccontarsi, di parlare, di vedere che cos'è, anche per smentire eventualmente, ma nulla è avvenuto fino adesso, nulla c'è stato fino adesso, nonostante appunto nel libro si parla con nome e cognome, con riferimenti precisi, ecco, magari aspetterà più avanti, non lo so, però il problema c'è, e illuminare la storia di questa donna è un fatto importante che l'informazione, non soltanto dire Abate, ma l'informazione dovrebbe fare.
non avere le gelosie perché va fatto dire abate, non lo posso fare io. Ecco, credo che stiamo parlando comunque sempre di personaggi che sono bravissimi a navigare sott'acqua. Sì. L'hanno fatto tutta la vita, quindi ormai lo fanno veramente in automatico, per cui rendono molto complicato il lavoro a chi come te si mette sulle loro tracce, perché sono stati attenti ogni giorno e ogni ora della loro vita a stare perfettamente nella parte, e quindi insomma è tanta roba, insomma. Sono ben addestrati, ecco, sono ben addestrati. Sono ben addestrati. Sono ben addestrati. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio l'Università e Campus per questo appuntamento e vi rimando naturalmente ai prossimi appuntamenti, ai prossimi libri che verranno presentati. Vi ricordo nel libro di cui abbiamo parlato, che è questo qua, A favore di telecamera, si fa per dire, Faccia da mostro di Lirio Abate, edizione Rizzoli, in cui ovviamente noi adesso abbiamo navigato sulla superficie, sulla copertina del libro, poi dentro c'è tutta un'altra mezza montagna di roba che non abbiamo esaminato, ma insomma, voglio dire, insomma, il menù è, come si suol dire, ottimo e abbondante. Quindi ringrazio ancora te per essere stato in collegamento con l'università. Grazie Fabio, sei stato perfetto, grande navigatore. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata.